Buonasera signore e signori, bentornati o benvenuti qui nella Chiesa Vecchia di Baiardo, dove come uno degli eventi legati alle Baiardo Lecture questa sera vi proponiamo un concerto che noi chiamiamo di mezz'estate, perché in realtà anche negli anni precedenti, intorno a un pochino prima di Ferragosto, intorno a Ferragosto, facevamo un concerto qui. Quindi vogliamo mantenere un po' questo appuntamento e quest'anno abbiamo pensato di proporvi il quartetto Nuove Euterpe, che vedete già schierato, no? E il quartetto Nuove Euterpe nasce a Sanremo perché recupera la tradizione del circolo mandolinistico Euterpe fondato nel 1909. Era un'idea, queste musiche che sembrano bandistiche in realtà venivano suonate anche dai circoli mandolinistici. Era un po' simile il repertorio all'epoca, c'erano molte trascrizioni di opere, di sinfonie celebri e anche musica originale. Tra la musica originale c'erano molte serenate. Francesco Amoroso, e si intitola Serenatella siciliana. Thank you.
brano invece vi dà più l'idea della musica, diciamo, un po' più colta per mandolino, perché si tratta di una suite che si chiama Suite Marinaresca. Suite Marinaresca in quattro movimenti. Quindi vi chiediamo intanto di non applaudire tra un movimento e l'altro, così si riesce a capire, anche perché ha una sua connotazione molto particolare, no? Come dice il titolo. E l'autore è Amedeo Amadei, che oggi nessuno più conosce, purtroppo. Ma questo autore era un autore molto prolifico all'inizio del Novecento e ha scritto, in questo caso, questa suite dedicata proprio al mondo marino. E infatti è in quattro movimenti: la serenata delle naiadi, la danza delle ondine, la seconda, il terzo è il canto delle sirene e il quarto, ovviamente, la fuga dei tritoni. Thank you.
Facciamo ascoltare questa Porgy and Bess Plectrum Suite. Thank you.
Serenade di Sanremo. Thank you.
Questa è una tarantella un po' colta, no? Però si sente anche la matrice popolare al suo interno, naturalmente, di Raffaele Calace. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e buona conclusione di concerto. Lasciatemi presentare a voi tutto il quartetto. Alla mandola, Sergio Caputo.
alla chitarra Davide Frassoni. Al mandolino Paola Esposito. Veramente tutto questo è grandissimo, oltre che un amico, è grandissimo Freddy Colt. Io ho sentito qualcuno che diceva bis, forse per togliersi dall'imbarazzo. È l'intermezzo della cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.